Ci troviamo davanti allo stabilimento della Sevel di Atessa, dove si producono oltre 300.000 furgoni Ducato. Un vero e proprio record, è stato detto in questi mesi, eppure ci sono preoccupazioni da parte dei sindacati e non solo, anche dei lavoratori. Perché? Perché proprio con il pretesto della massima capacità produttiva raggiunta si vorrebbe delocalizzare la produzione di 100.000 furgoni, maxi furgoni del gruppo PSA, che lo ricordiamo coinvolge Peugeot, Citroen, DS ed Opel, proprio in Polonia. Certo, le dichiarazioni che abbiamo appreso questa mattina a mezzo stampa del direttore industriale ci lasciano basiti. Lo stabilimento dei record, dove le maestranze in questi anni hanno fatto innumerevoli sacrifici, recuperi per mancanze non dovute anche alle loro attività, hanno lavorato di sabato, festivi, e non crediamo che questa possa essere la giusta moneta di ricambio. E sempre parlando dell'automotive qui in Abruzzo e delle preoccupazioni sindacali, potrebbe risolversi entro la fine di giugno l'acquisizione da parte della multinazionale dell'acciaio Baumark dello stabilimento della ex Honeywell di Atessa. Lo stabilimento, come noto, è stato chiuso dopo la delocalizzazione in Slovacchia. Ma rispetto a un processo di rallentamento che in effetti c'è stato, abbiamo dei riscontri oggettivi che la trattativa si dovrebbe concludere entro il mese di giugno. Nel frattempo noi comunque stiamo continuando gli incontri bilaterali. Giovedì prossimo avremo un ulteriore incontro con la ditta acquirente, dove capiremo meglio, perché è un incontro prettamente tecnico, se ci sono tutti i presupposti per arrivare ad una definizione in base a quello che è stato il progetto industriale che è stato presentato. A oggi devo dire che le notizie sono positive, quindi stiamo lavorando per un orizzonte che porterà alla conclusione, diciamo, con un obiettivo che ci eravamo dati, quindi lavoriamo per questo. E il fatto che la ditta acquirente ha riconfermato poche ore fa la sua partecipazione con i propri tecnici ci fa ben sperare.